È prevista per domani mattina alle 11 al Rivoli l'inaugurazione della sede qui a Mazara del Vallo del partito di Forza Nuova. Accanto a me Gaspare Accardo, rappresentante qui comunale, possiamo benissimo dirlo, di Forza Nuova a Mazara del Vallo. Allora, domani un incontro importante, una presenza importante, quella di Fiore. Sì, certamente. Domani ci sarà il segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, che verrà ospite nella nostra città. Incontreremo tutti i cittadini che vogliono sentire parlare di Nazionale Popolare, perché Forza Nuova è l'ideale di Forza Nuova è di Nazionale Popolare. Molte persone purtroppo non conoscono Forza Nuova e l'ideale di Forza Nuova. Noi siamo entrati su Forza Nuova perché, come tutti sanno, avendo un passaggio che devo fare per fare capire un attimino della protesta, come mai siamo andati a finire a Forza Nuova. Noi abbiamo fatto le proteste il 9 di dicembre, abbiamo portato 12.000 persone in piazza a Mazara, abbiamo fatto delle battaglie per i nostri prodotti, per le nostre famiglie, le battaglie importanti. Forza Nuova ha fatto sempre queste battaglie, è stato in tutta Italia in mezzo alla protesta senza bandiera come cittadini. Da lì è nato un rispetto, un confronto molto pulito, e abbiamo capito che con la protesta ormai non senza ideali, senza un programma, muore in se stessa. Quindi gli stessi ideali di Forza Nuova sono state le nostre battaglie, le nostre lotte, e insieme con tutto il gruppo di Mazara abbiamo deciso di aderire a Forza Nuova. Faremo pure la sede, saremo attivi in città, ci stiamo confrontando con tutti, saremo una presenza attiva qui in città, e saremo attivi nel senso che faremo delle azioni molto importanti per la città, faremo anche raccolta alimentare. Quello che è più importante qui, Mazara è una città ormai spenta e molte persone, e la realtà, ha perso la dignità. Questa è una cosa che mi martella e dirla. Quindi dobbiamo dare la fiducia, e molta gente è rassegnata, dobbiamo darci di nuovo la fiducia, indipendentemente dai colori. L'importante è il rispetto fra gli esseri umani, fra la gente che si è persa, ed è questa una cosa importante. Domani invito tutta la città a venire a sentire le parole di Roberto Fiore, che saranno molto importanti, che entrerà nel cuore della gente. Io spero veramente che la città, come ha risposto con il volantinaggio, con l'avvicinamento che abbiamo fatto in questi giorni, che sarà pure la presenza fisica a Teatro Rivoli.